Allora, in questa lezione parleremo della formula logica. La formula logica, sì. Come abbiamo visto, Calc è capace di fare tanti tipi di formule. Ci sono le formule database, dateora, finanza, informazione, logica, che è quella che andremo a fare, matematica, matrice e tante altre. Abbiamo visto quella matematica dove c'è somma, la media, la rotonda e tante altre. Ma ci sono anche la data, per esempio in pratica se noi andiamo a scrivere, andiamo a mettere uguale oggi, ci andrà a mettere la data di oggi. Quindi dovrebbe essere 29 febbraio 2020. Oggi. 29 febbraio. Ok, questa è quella di data, però la formula logica è tutt'altro. Il se, come si usa? Il se, intanto mettiamo uguale, scriviamo la formula se, l'operatore logico, apriamo parentesi, questo è un po' difficile ricordarsi la formula. In pratica significa che ce l'abbiamo direttamente qua, in questa, come si usa qua. Quindi, qua mi dice uguale formula se, apri parentesi, test, più punto e virgola, poi allora, quindi il valore 1, altrimenti il valore 2. Riscriviamo la formula come funziona. Mettiamo esci. Allora, come si usa la formula? Scriviamola direttamente. Uguale. Non metto l'uguale perché sennò mi parte già la formula. Si mette il segno dell'uguale. Se, apri parentesi, test, punto e virgola, apri virgolette, dentro le virgolette andiamo a mettere se è vero, chiudi virgolette, di nuovo punto e virgola, riapri virgolette, se falso, chiudi virgolette, chiudi parentesi. Questa è la formula del se. Che cosa significa? Allora, si mette l'uguale. Se il test, quindi il test è quello che gli mettiamo noi, quello che gli diciamo noi di fare. In questo caso, Mario, quindi, è maggiore di 11. Mario è 5, ecco, è 5 maggiore di F5. Quindi, il test è questo di qua. Se è vero, mi deve dire Mario. Se è falso, mi deve dire Francesco. Quindi, in questo caso, se io ci metto se è vero Mario, se è falso Francesco, 10 è maggiore di 11. Vero o falso? 10 maggiore di 11? No, non è. Quindi, in questo caso, mi deve dire che è Francesco. Se invece, in questo caso, 10 Mario era maggiore di Francesco, mi dava questo. Quindi andiamo a mettere uguale, segno dell'uguale. Formula se, apri parentesi, il test 10 maggiore di 11. Punto e virgola. Se è vero. Quindi se è vero mi deve scrivere Mario. Chiudi punto e virgola, chiudi virgolette, rimetto di nuovo punto e virgola, riapro virgolette, se è falso, Francesco. Chiudi virgolette e chiudi parentesi. Questa è la formula giusta, cioè è il metodo per scrivere giusto la formula del set. Cacci invio, in questo caso mi deve dare come soluzione, cioè come
parte finale della cosa Francesco, perché è falso. È falso perché 10 maggiore di 11 è falso, quindi mi dà Francesco. Andiamo a farla di nuovo. Questa volta chi è il più piccolo? Uguale se, apri parentesi, 10 minore di 11. Se è vero, quindi siccome è vero, Mario, cioè se è vero è Mario. Giulio. Se è falso, Francesco. Giuri, invio. In questo caso 10 è veramente minore di 11, quindi mi dà Francesco. C'è qualche errore? Dimenticato qualche cosa. Ah sì, ho dimenticato qua il punto e virgola. Adesso dovrebbe essere giusto. Mario. In questi operatori logici, con questa formula logica del se, noi possiamo fare vero falso, se è vero uno, se è falso un altro. Quindi, se è vero uno, se è falso un altro. Quindi, se noi andiamo a cambiare questa parte di qua, e ci mettiamo che Mario ha 20 anni e Francesco 11, questi due si vanno a sostituire perché questa volta era vero la prima. Quindi è 5 maggiore di 11, vero. Quindi questa volta qua mi cambia in Mario e questo mi cambia in Francesco. Quindi se io vado a cambiare 25, schiaccio invio, mi ha sostituito Mario con Francesco perché 25 maggiore di 11. È vero che 25 è maggiore di 11, quindi vince Mario. Se è vero, mi deve dire questa cosa. 25 maggiore di 11. Questo siccome è 5 minore di F5, quindi 25 minore di 11, non è vero che 25 è minore di 11. Non è vero che 25 è minore di 11, quindi mi dà è falso di Francesco. E con questo è tutto.